Vedrai che ti piacerà. Ce lo dici tu? Proprio così, lo dico io. E perché ti piace così tanto venire qui? Perché ti allontani dalle case, dal lavoro. Ah, è come prendersi una piccola vacanza. Che te ne pare? Non è male, ma di panorami ce ne sono tanti. Questo non è come gli altri. Li vedi quei grandi massi frantumati? Non ti fanno riflettere un poco? Sono solo dei massi. Un'enorme energia si sprigionò da quelle alture tanti e tanti secoli fa. Una gigantesca frana. Cosa ne sarebbe stato di noi se ci fossimo trovati a fondo valle proprio al momento della frana? Che domanda, saremmo morti sfracellati. Morti, appunto, d'un colpo. Spariti per sempre. Mami, quanti tranquillanti hai preso stamattina? Neanche uno. Vedi, cucciolo, io quando guardo questo scenario penso che noi, l'umanità tutta, siamo nulla di fronte a Dio. Lui può decidere in qualsiasi momento, quando meno ce lo aspettiamo, la nostra fine. La pensano un po' così anche i buddisti, ma per noi cristiani è diverso. In che senso? Noi siamo su questo pianeta solo perché lui ha voluto così. Lo sai che alcuni sostengono che Dante Alighieri sia passato da queste parti? Ma va? Nella Divina Commedia ci sono dei versi che sembra si riferiscano proprio a questo scenario. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adige percosse, o per tremore, o per sostegno manco, che da cima del monte onde rimosse, è sì la roccia al piano discoscesa che alcuna via darebbe a chi su fosse. Mami, ma non dovevi portarmi a vedere l'impronta dei dinosauri? I grandi ornitischi di 200 milioni di anni fa? Andiamo!